soprattutto al governatore Emiliano. Grazie. È arrivata a Bari ed è stabile la donna di 52 anni, originaria di Trigiano, rimasta ferita la notte di Capodanno a Tirana da un proiettile vagante. È atterrata nel pomeriggio del 4 gennaio all'aeroporto del capoluogo pugliese e riceverà le opportune cure al policlinico. La Regione Puglia ha attivato il trasferimento dall'Albania con un elicottero del 118 messo a disposizione dalla ASL di Foggia, con a bordo un'equipe sanitaria composta da medico, anestesista e infermiere di area critica. Le operazioni sono state coordinate dalla direzione della centrale operativa 118 Bari BAT. Dopo l'atterraggio avvenuto alle 14.45 circa, la paziente è stata trasportata con un mezzo medicalizzato del 118 con rianimatore a bordo al policlinico di Bari e presa in carico dall'unità operativa di chirurgia toracica. Al momento la donna è stabile, ha un drenaggio pleurico posizionato dai medici di Tirana, sarà monitorata nelle prossime ore e verrà rivalutato il quadro clinico e radiologico, probabilmente con l'esecuzione di un TAC. Al termine di queste valutazioni e dell'accertamento medico legale potrà essere programmato l'intervento chirurgico per la rimozione del corpo estraneo. Siamo atterrati tranquillamente nonostante le avverse condizioni meteorologiche che erano presenti in Albania, a Tirana. Il volo è durato circa un'ora e mezza, direttamente venendo via mare, attraversando via mare, quindi arrivando direttamente qui a Bari per portare la paziente che ha bisogno di questo intervento urgente. Abbiamo avuto la collaborazione di tutti gli enti che ci hanno supportato, sia in Albania che in Italia, che ringraziamo tutti per aver partecipato a questo intervento di soccorso.